Quel viaggio di P. Adattamento in 7 puntate dal racconto omonimo di Massimiliano Iacolucci. Voci di Esther Galazzi e Massimiliano Iacolucci. 5ª puntata. La notte ormai domina sulle strette vie del centro storico e gli antichi palazzi, che mostrano soffitti a cassettoni bagnati da luce soffusa. La Vespa, parcheggiata alla fine di via della Conciliazione, guarda la grande basilica e resta in attesa del suo pilota che, illuminato da una luna ancora timida, è appoggiato di schiena ad una colonna di piazza San Pietro, in prestito dalle grandi braccia del Bernini. Pi è seduto in terra e sta scrivendo sul suo diario di viaggio nero quando tira fuori dalla borsa di cuoio ossigenato dal tempo un piccolo libricino dal titolo Pensieri di Giacomo Leopardi. Comincia a sfogliarlo. Si ferma su una pagina da tratti sottolineati a matita e comincia a leggere quel passo che forse conosce ormai a memoria. Guarda in alto la luna che ormai ha acceso la piazza e piega il capo come a proteggersi dal suo bagliore. Ma la voce che viene dalla profondità del suo corpo fa risalire il suo viso. I suoi occhi non fuggono più l'incanto di quella luna. O l'immaginazione. Tornerà in vigore, le illusioni riprenderanno corpo e sostanza in una vita energica e mobile. E la vita tornerà ad essere cosa viva e non morta, e la grandezza e la bellezza delle cose torneranno a parere sostanza, o questo mondo diverrà un serraglio di disperati e forse anche un deserto. Una processione di immagini in lontananza è in cammino sul colonnato davanti a P e si avvicina. È la folla che segue il Cristo tra i sassi infuocati di Gerusalemme dal film Il Vangelo secondo Matteo. Quando Pia alza lo sguardo verso quel balcone sulla piazza deserta, Papa Francesco appare. Fratelli e sorelle, buonasera. Il nuovo giorno è arrivato. Sulla spiaggia di una spellacchiata macchia mediterranea, Pi e Laura camminano in silenzio, mano nella mano, sul bagnasciuga continuamente inzuppato da una debolissima risacca. All'improvviso si fermano insieme, indicando una piccola duna invitante. Dopo uno sguardo d'intesa si avviano per raggiungerla. Una volta seduti, Pi con innata eleganza abbraccia Laura e inizia a scrutare quel mare calmo e il sole ancora basso sull'orizzonte. La donna coccolata tra le braccia di P guarda quelle dune in ordine sparso dietro di loro. Come ogni notte in sogno, mi sembra di vederti mentre racconti la tua anima camminando avanti e indietro su queste dune. Te l'hanno fatta pagare. È cominciato da qui, da quell'intervista. Basta, Laura. Devi aiutarmi, non ho molto tempo. Domani giriamo e tu sarai con me ancora una volta. Ma non mi hai ancora detto che faccio io nel tuo film. Sarai te stessa, come anch'io. Noi due insieme, come sempre. Spettatori e protagonisti che raccontano la dignità smarrita e l'antico orgoglio di essere umani offesi ed umiliati, non più padroni del proprio destino. Domani ai grattacieli capirai. A via Donna Olimpia? Dove tutto è cominciato. Ora chiudi gli occhi e rubiamo ancora un po' di questo silenzio, di questi colori e del profumo del mare. Sapessi come ne ho bisogno. Sì, amore. Le prime ombre della lunga notte cominciano a lottare con le luci sospese del ristorante al Biondo Tevere. Pi è solo, seduto al tavolo della terrazza che si affaccia sul fiume. Gli altri tavoli apparecchiati, tutti dominati dal bianco candido di certe tovaglie quadrate,
sono irrimediabilmente vuoti. Di questo insolito deserto P non sembra curarsi, intento ad osservare l'acqua del Tevere, che sotto di lui vira tranquilla, dietro una curva invasa da alti cespugli, mentre una coppia di gabbiani volteggia a bassa quota mimando improbabili tuffi in volo. Forse un lungo corteggiamento prima di una notte d'amore. Il diario nero aperto sul tavolo spicca sulla bianchissima tovaglia di cotone antico. Alle sue spalle una voce sembra avvolgere il locale come una musica per attrarre i clienti. Abbiamo perso prima di tutto un poeta. E poeti non ce ne sono molti nel mondo. Ne nascono tre o quattro soltanto in un secolo. Quando sarà finito questo secolo, lui sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe essere sacro! Uno strano sorriso illumina quel viso macchiato dagli occhiali neri. Torna a spiare la coppia di gabbiani che volteggiano sicuri, affrontando ben più pericolose picchiate prima di risalire in cielo. La notte è ormai piena. Sugli argini alla curva del fiume si accendono luci improvvisate dove un'umanità dimenticata ha trovato precari rifugi. P riprende a scrivere e la voce misteriosa legge i suoi appunti. Esterno giorno, cortile interno grattacieli di via Donnolimpia. La luce settembrina di un caldo pomeriggio fa da cornice ad Alì e Romoletto che parlottano furtivamente nell'angolo ombrato di un cortile dei grattacieli. I due pischelli, che insieme non fanno un maggiorenne, parlano in dialetto romanesco. Alì è di pelle scura, con occhi verdi e ricci capelli neri. Romoletto, un biondino bianco, coi capelli tagliati quasi a spazzola. Allora? È per oggi. Al grande figo di Villa Panfili? Sì, al figo. E il biondo ci aspetta. Alì, non l'avrei mica detto a qualcuno. A Romoli, ma perché mai preso? Muto come un pesce, nemmeno a mia sorella. Anche se... E stai garmo. Anche se de Nina me potevo fidare. Te invece, io... Shh. Ma che sei matto, Alì? Se lo sa mio padre. Mio padre è il biondo, non lo può vede. Per via che è troppo grande, dice lui. Da una finestra alta sul cortile si affaccia una splendida donna che ha da poco superato i 30. Di pelle ambrata e lineamenti delicati che incorniciano grandi occhi neri, erede di chissà quale carovana Tuareg. Alì! Alì! Sì, mamma! Mi raccomando, non fate tardi! Ci vediamo dopo, Tarso Remiglio, bisogna occupare le sedie! Va bene, mamma, stai tranquilla! Non sto tranquilla! Con voi due non si può mai stare tranquilli! Hai capito, Romolè? Sì, sì, signora, non famo tardi! Ciao, mamma! Noi andiamo. Arrivederci, signora. Il grande giorno era arrivato. I due pischelli potevano dimostrare il loro coraggio ed avere quella misteriosa medaglia d'oro che troneggiava da tempo sul petto del biondo. Un sedicenne smaliziato. Un mito agli occhi dei due per via delle storie che giravano a Donnolimpia sulla sua vita piena di avventure. Il biondo aveva rassicurato i due pischelli che finalmente proprio quella sera ci sarebbe stata la luna giusta. E mentre la città era impegnata a seguire l'ultima gara dell'Olimpiadi romana, il fantasma di Donna Olimpia Panfili sarebbe riapparso ancora una volta. La Pimpaccia, così soprannominata dai romani, la vera papessa di Roma, che aveva soggiogato Papa Panfili Innocenzo X, regnando su di lui e su Roma nel 600. Proprio quella sera, Donna Olimpia sarebbe apparsa seduta a cassetta, al comando della sua carrozza nera, traboccante dei tesori trafugati sul letto di morte, al suo amato cognato Papa Innocenzo X, trainata da quattro puledri neri che sputavano fuoco. P ha smesso di scrivere. Attratto dalle grida della coppia di gabbiani che hanno rotto il silenzio sulla terrazza, quando entra un ragazzo sui 20 anni che si siede a un tavolo alle sue spalle e con fare arrogante, col dito indice ben teso della mano alta sopra la sua testa,
chiama il cameriere che, infastidito dietro la porta vetrata che separa il locale dalla terrazza, risponde con un lento e breve cenno del capo. Le grida dei gabbiani si perdono verso il centro città. È ora di cena. P chiude il suo quaderno di appunti.